Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro amico Santen Chan a commentarvi la notizia del giorno. E quindi via con il tema. Vi ricordo che a quanti di voi volessero propormi degli argomenti, di lasciare i suggerimenti nei commentari al video. Allora, via con il tema del giorno. Innanzitutto, da Svidania, mi levo questo cappello perché fa caldo. Già avrete intuito di ciò che vi sto per parlare. La 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 la
Castro, e tutti a pronunciare dei discorsi politicamente corretti. L'unico che è stato onesto, sincero, è stato Donald Trump nel suo primo Twitter del giorno: Fidel Castro is dead. Poi ha precisato, per rincuorare gli animi, che è morto un grande dittatore, e tutti nel mondo bu un corno, perché in effetti è così. Che abbia combattuto per Cuba contro il regime di Batista è fuori di dubbio, perché il regime di Batista era disumano, dittatoriale, dispotico, era come o peggio del regime di Nicolà II dei Romanov o Romanov. Tant'è vero che Cuba era il luogo di villeggiatura, di vacanze dei nordamericani, dove la mafia italoamericana gestiva i prostibuli e i casinò, le sale da gioco. E Battista prendeva una commissione su tutti quei traffici di droga, sesso e gioco d'azzardo. Quindi uno può dire: bene, è arrivata la rivoluzione comunista e ci si è liberato dal dittatore. Ma io non ho mai capito perché, e non solo a Cuba, anche nel blocco dell'est, nell'Unione Sovietica e nei paesi comunisti, una volta che si caccia via il dittatore di turno che abusa della gente, invece di indire libere elezioni, devono promuovere una dittatura del proletariato che dura decine e decine di anni. Adesso a Cuba c'è stato e continua a essere un regime che è tutto meno che democratico, anche se quelli di sinistra in Italia si chiamano democratici, democratici di sinistra, il DS, no? Che adesso si sono cambiati in PD, Partito Democratico, ma prima erano DS, democratici di sinistra. Hanno un'idea diversa di ciò che è essere democratici di sinistra rispetto a Cuba, evidentemente. Però è una cosa strana che in Occidente, mentre i comunisti, i socialisti, i marxisti, i leninisti vogliono difendere le minoranze religiose, vogliono difendere gli omosessuali, vogliono difendere il matrimonio omosessuale, vogliono difendere l'adozione omosessuale, vogliono difendere tante cose, Castro e Che Guevara negli anni 60 incarceravano gli omosessuali perché consideravano l'omosessualità una anomalia, quindi una malattia, men che mai a menzionare l'idea che gli omosessuali a Cuba potessero adottare dei bambini o sposarsi. E quindi non ho mai capito perché c'è questa bipolarità fra le posizioni che storicamente i socialisti di orientamento comunista hanno adottato una volta che sono stati al governo, perché anche venivano mandati nei gulag gli omosessuali nell'Unione Sovietica, e i comunisti e i socialcomunisti europei ed italiani, e anche del nuovo mondo, anche in Nord America, che credono che la sinistra e i comunisti appoggiassero il matrimonio ugualitario,
l'adozione omosessuale dei bambini e tutte queste cose qua. Però bisogna ribadire, Cuba, il paradiso del socialismo, si è beneficiato dell'embargo nordamericano, come ha detto Barack Obama, si è rafforzato. Perché? Perché tutti adesso considerano Cuba una vittima degli Stati Uniti e della NATO, e se non hanno avuto uno sviluppo economico ed industriale è colpa dell'embargo, stupidi, non del comunismo. Infatti a Cuba c'è una arretratezza mostruosa e l'embargo gli Stati Uniti l'hanno dovuto togliere, perché già io nell'82 ho fatto vacanze a Cuba, quando Cuba si è aperta all'Italia e ad altri paesi europei per fare le vacanze, e vi posso testimoniare che nell'82 Cuba era in uno stato di arretratezza e di sfacelo peggio di quello che ha visto il nostro amico Matteo Montesi quando ha fatto quel largometraggio. Ma non è colpa dell'embargo soltanto, non soltanto l'embargo ha potuto arretrare così tanto Cuba. Infatti l'alleato più potente di Cuba, della Cuba comunista, era l'Unione Sovietica, che certo era una potenza industriale, infatti per quello il blocco dell'est era chiamato secondo mondo, perché non si godeva dello stesso benessere e ricchezza del primo mondo capitalistico, ma c'era più benessere che nel terzo mondo in via di sviluppo. Eppure vi posso garantire che tanto nella Berlino dell'est come a Mosca la gente viveva come a L'Avana di Cuba, cioè c'aveva il carnet per comprare viveri di viveri e alimenti e beni di prima necessità una volta a settimana, cioè tanto a Mosca come in tutta l'Unione Sovietica, in Bulgaria, Polonia, come a Cuba c'era una specie di embargo perché c'era un'economia di guerra. Quindi i cubani, i dirigenti cubani avevano il pretesto di dire che c'era un embargo anticomunista e per quello che la gente viveva nella miseria, ma non c'era un embargo antisovietico. Eppure a Mosca vivevano allo stesso modo che a Cuba e in tutta l'Unione Sovietica, perché avevano un carnet per comprare settimanalmente i viveri ed evitare così che la gente potesse ammucchiare i soldi risparmiando. E poi anche i prodotti di prima necessità, i vestiti e tutto il resto potevano comprare solo un quantitativo limitato all'anno, mentre i dirigenti potevano fare quello che vogliono, perché come si vede Stalin eliminò la borghesia, ma creò una borghesia burocratica che si vede in molti filmati dell'ex Unione Sovietica, che celebravano l'anno nuovo con Stalin ben vestiti, mangiando e bevendo a UFO, mentre il resto della popolazione, quelli che non erano iscritti al Partito Comunista dell'Unione Sovietica e che non erano della burocrazia stalinista, lavoravano 24 ore al giorno per un pezzo di pane. Poi certo, gli scienziati e altri luminari guadagnavano uno stipendio a parte, ma la popolazione non aveva un incentivo per migliorare. Essendo l'ideale comunista di garantire a tutti un lavoro, che il lavoro era un diritto, alla stragrande maggioranza della popolazione dava un soldo basico, non avevano diritto di pensione, e quindi non c'era incentivo a studiare di più, a lavorare di più, niente. La maggior parte della popolazione si è formata con questa incultura del lavoro, con un lavoro garantito a prescindere dagli studi. Comunque c'è da dire anche un'altra cosa, che non tutti sanno che a Cuba c'è un dispotismo dei Castro, perché Castro oggi è morto, Fidel Castro, però ha lasciato Raúl Castro al governo di Cuba, un altro geronte, un'altra persona ultra vecchia, che ha un'ottantina d'anni, forse fra poco arriverà anche lui ai 90 anni come Fidel Castro. Poi ci sono altri Castro al governo di Cuba, cioè non solo
negli ultimi 50 e passa di anni non ci sono state libere elezioni a Cuba. Quindi hanno cacciato un dittatore per creare una dittatura peggiore. Ma oltretutto, quello che non ha realizzato Stalin, Giuseppe d'acciaio, perché Stalin in russo è d'acciaio, che aveva il pugno duro perché era Joseph Stalin e faceva le sue purghe, bene, anche lui è riuscito nell'impresa nipotistica di mettere figli, fratelli, cugini, nipoti. Tu vai a Cuba, tutti gli incarichi pubblici sono parenti diretti o indiretti di Fidel Castro e di Raul Castro. C'è Alberto Castro, c'è un po' come in Italia Piero Angela ha aperto il cammino a, non so se Antonio Angela, a fare i documentari. Ma finché si tratta di fare documentari, tutto bene, soprattutto per sputtanare le superstizioni di cui fanno parte le religioni. Invece, quando si tratta di amministrare il governo di un paese, non va tutto bene. Perché scacciato il tiranno, i rivoluzionari comunisti non indicano libere elezioni e perché proibiscono l'esistenza di tutti gli altri partiti meno che del loro partito? E perché all'interno del loro partito fanno delle purghe per distruggere la dissidenza? Perché nell'Unione Sovietica i dissidenti andavano nel Gulag, nell'arcipelago Gulag? Perché già vedi che è un'ideologia corrotta, un'ideologia di morte, un'ideologia che fracassa perché va dalla teoria alla prassi, non dalla prassi alla teoria. Infatti, volevano realizzare il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e di Engels alla lettera. La prima fase, realizzare i 10 punti del socialismo. Per lentamente, progressivamente, andare a realizzare l'utopia del comunismo nel quale il mondo sarebbe stato un grande deposito dal quale tutti potevano prendere quello che necessitavano e depositare il loro lavoro e la loro creazione perché altri ne usufruissero. Un'utopia nella quale credevano anche i liberali dell'epoca industriale, della rivoluzione industriale, cioè che le macchine avrebbero soppiantato il lavoro umano. I liberali della prima rivoluzione industriale ci credevano. Poi a un certo punto hanno capito che le macchine non avrebbero mai lavorato da sole, che non esisteva un moto perpetuo per far lavorare senza consumare energia le macchine, per cui dei padroni dovevano sempre costantemente invertire del denaro nelle macchine delle industrie per farle funzionare. Quindi, senza la plusvalia, le macchine non funzionano perché non si rinnovano da sole, non producono da sole. Non acquisiscono i beni di prima necessità, le materie prime per costruire prodotti di consumo. Quindi è un'utopia quella che le macchine costruiscono per l'umanità, a servizio dell'umanità, e che l'umanità non lavorerà più a pagamento, quindi si abolisce il denaro come pensavano Marx ed Engels. Lo Stato non esiste più, le macchine non esistono più, gli eserciti non esistono più. Tutti possono usufruire di prodotti di consumo dalle industrie che li producono gratuitamente e le banche non esistono più, la famiglia si disgrega, tutti si sentono parte della famiglia umana. Tutto quello non è stato possibile realizzarlo. I liberali dell'epoca di Marx lo hanno capito, invece i comunisti hanno proseguito nella loro demente e folle ostinazione a credere che sarebbe stato possibile far continuare a funzionare le macchine gratuitamente e in eterno, magari con finanziazioni pubbliche dello Stato, in modo che i cittadini, arrivato a un certo momento, non lavorassero più, gli imprenditori lasciassero di essere imprenditori e
e le macchine lì sole a continuare a produrre beni di prima necessità per gli abitanti dello Stato, sovvenzionati dallo Stato, e che magari vanno a lavorare gratuitamente nelle macchine delle fabbriche per dare il loro contributo, e chi invece ha bisogno di beni di prima necessità e di consumo li va a ritirare. In un paese come l'Italia tutti andrebbero a ritirare beni di prima necessità e di consumo, e col cazzo che si metterebbero a dare qualcosa. A Cuba, ripeto, Castro ha governato per tutta la vita, fino a che si è dovuto ritirare perché ormai vecchio e malato. Non ci sono mai state delle vere elezioni democratiche, ma bulgare. Gli è subentrato il fratello maggiore di 87 anni, Raul Castro, che fra poco ne avrà 90. Poi ci sono altri Castro al potere, e magari non hanno il cognome Castro perché sono parenti di Castro. Molti pensano che già stiamo a una svolta, già è cambiata la pagina della storia. Purtroppo no, il sistema castrista permane a Cuba, perché ci sono un sacco di Castro, come Raul Castro, che ha sostituito Fidel Castro, come c'è un Angelo Castro di 50 anni che sostituirà Raul, o ne ha 60, e così via. Non sarà la fine dei Castro a far cambiare di regime, perché di Castro ce ne sono forse centinaia. Sarà la gente che deve decidere se continuare con questo regime o volerne un altro. Speriamo che la transizione sia graduale e pacifica, che gli stessi Castro si rendano conto che la storia di Cuba deve cambiare. Nel 2016, già alla fine del 2016, perché manca poco a dicembre, quindi nel 2017, che inizino a modernizzare le strutture di infrastrutture politiche cubane, a fare una nuova costituzione democratica, perché adesso non c'è democrazia a Cuba, ci sono elezioni bulgare, vince il partito comunista che è proprietà dei Castro, come vinceva il partito bulgaro comunista con l'80-90% dei voti, e all'opposizione c'erano solo partiti comunisti nominalmente all'opposizione ma funzionali alla maggioranza di governo. Quindi molti oggi fanno o l'apologia di Fidel Castro oppure il discorso politicamente corretto. Molti giornalisti e politici italiani, dalla destra alla sinistra, tanto discorsi populisti e demagogici abbondano sempre in Italia, e sembra che nessuno c'ha la decenza e dignità come per non farli. Sono tutti delle facce di bronzo. Eppure Fidel Castro è stato un grande assassino, perché ha stabilito una dittatura, un regime dittatoriale nel quale non si poteva esprimere nessuna opinione che non fosse gradita a lui e al suo regime. E ripeto, altro che unioni omosessuali, adozioni omosessuali dei bambini, la mera accettazione della diversità sessuale. A Cuba vanno ancora adesso in prigione gli omosessuali e i dissidenti politici. Altro che matrimoni gay o ugualitari o il discorso sui gender nelle scuole. Vanno a fare a Cuba il discorso ugualitario dei gender che i pidini fanno nelle scuole pubbliche italiane. E vedi come li prendono a calci in culo. Li rimandano in Italia o li incarcerano pure. Quindi è morto oggi Raul Castro, e bisogna essere stringati come Donald Trump. Fidel Castro è morto, quindi oggi Fidel Castro, ancora Raul sta con vita. Bisogna essere stringati come Donald Trump. Fidel Castro is dead. Punto.
e che in pace riposi, anche se io come Fidel Castro e come Raul Castro sono ateo, quindi ormai non c'è nulla che possa riposare in pace dopo la morte. Ma è stato un criminale, ha sentenziato molte persone a morte perché gli erano contrari, non ostili, ha ucciso molta opposizione interna come un generale negli anni 80, ha ucciso un generale coinvolto nel narcotraffico perché avrebbe potuto comprometterlo. Non ho cercato il nome di quel generale, ma ha fatto delle purghe interne negli anni 80 perché un generale della parte occidentale di Cuba voleva fare delle dichiarazioni contro Fidel Castro e contro il fatto che non ci fosse stato un rinnovamento nell'apparato amministrativo politico cubano, perché bene o male c'è stato più ricambio di politici nell'Unione Sovietica che non a Cuba. In pochi e a basso livello nell'Unione Sovietica hanno garantito il nepotismo per i loro parenti, amici e familiari. Invece i Castro ci sono riusciti alla grande. Quindi, come dire, adesso taglio il video. E ribadisco, alla faccia di tutti quei grandi ipocriti italiani e del loro fair play e del loro discorso political correct, di tutti quei radical chic che a parole sono comunisti poi nei fatti hanno lo yacht come Bertinotti o D'Alema, alla faccia di tutti quei politici che da destra e a sinistra hanno salutato la dipartita di un grande uomo che ha influenzato la politica di questo secolo, io dico che è morto semplicemente Fidel Castro. Fidel Castro è morto, punto, come dice Donald Trump. Però è morto uno che ha messo all'ostracismo, ha fatto scappare da Cuba migliaia di persone perché era il paradiso del comunismo, ha messo all'agonia mediatica e nei fatti, nella carcere, a migliaia di oppositori interni del proprio partito comunista, ha fatto delle purghe ammazzando persone, non rispettava la diversità di genere che in Italia tanto i comunisti vogliono difendere, non avrebbe rispettato i matrimoni ugualitari e l'adozione di figli come Vendola e altri comunisti italiani che nel nome del comunismo difendono. Di che cazzo di comunismo stanno parlando? A chi lo vogliono dare a credere? A Cuba i loro ragionamenti gli sarebbero meritati o la fucilazione o il carcere a vita. Vadi ad adottare Vendola un bambino a Cuba, vedi come lo mettono in carcere o in un istituto di riforma psichiatrica mentale per fargli cambiare orientamento. Allora tutti i nostalgici comunisti di Fidel Castro che si vadino a leggere la storia, che loro vogliono adottare bambini che sono omosessuali in Italia, no? Che vadino a vedere quello che succede ancora oggi a Cuba, dove gli omosessuali sono dei malati da ricoverare e se vogliono adottare dei bambini li fucilano per pederasti. A Cuba, paese comunista, i comunisti italiani che cazzo si credono che è il comunismo? Quello delle favole? Per fortuna che è caduta l'Unione Sovietica e pace all'anima, anche se io sono ateo, di Fidel Castro. Speriamo veramente che cambi la storia per Cuba, che con la morte di Fidel Castro si inauguri una nuova storia per Cuba, perché di parenti, familiari e amici diretti ed indiretti, parenti e familiari di Fidel Castro e di Raul Castro ce ne sono così tanti che se si aspetta a che finisca il comunismo a Cuba, a che muoia l'ultimo Castro, probabilmente veramente ci saranno mille anni ancora di comunismo a Cuba. Arrivederci, questa è stata la notizia del giorno, cari amiche ed amici, dal vostro Santen Chan. Non lasciate di seguirmi, commentate questo video, votate like, iscrivetevi al canale e proponetemi degli argomenti sui commenti di questo mio video o di qualsiasi altro video voi vediate. Ciao da Svidania.
dal vostro capitano Stella Rossa Santa Enchan.